Buongiorno. Ti devo lasciare, ok? Ok. Ti devo lasciare. Devo venire dall'altro lato oggi perché c'era Malara che faceva un servizio. Ci conosciamo. Vicepresidente della Giunta, l'assessore Mesiani, presidente, vicesindaco, l'ingegnere Condemi, vicesindaco Stupoli, vicepresidente, direttore. Abbiamo invitato con piacere l'amico, tra l'altro, mi permetto di dire così, ci mancherebbe, Nino, il vicepresidente della giunta regionale a Gallicano, dove lui in effetti è di casa, perché conosce benissimo questi luoghi, essendo lui un uomo di cultura, ma soprattutto è stato anche con me, siamo stati altre volte in visita a Gallicano e abbiamo avuto occasione di parlare proprio di questo borgo e di tutta l'area grecanica e di ciò che servirebbe all'area grecanica per fare quel salto di qualità che le consenta di valorizzare al massimo, diciamo, le proprie risorse. Ecco perché io ho accolto con estremo favore la nomina che è stata fatta dall'amico Nino a assessore regionale alla cultura, perché credo che egli davvero, molto più di altri, possa dare qualcosa alla nostra terra che fino ad oggi è mancata. E la sua presenza qui, se non altro, è di buon auspicio. Io credo che assieme a tutta la giunta regionale, con l'aiuto di Nino Spirlì, questa terra, in particolare Condofuri, possa effettivamente trovare degna occasione di riscatto. Oltre ad essere vicepresidente della giunta regionale, lei è anche assessore alla cultura, non poteva avere di meglio la Calabria, visto che viene dal mondo della comunicazione, no? E quindi della cultura, dell'informazione. Le volevo chiedere, intanto benvenuto nell'area grecanica. Nell'area grecanica noi abbiamo i vecchi borghi. Abbiamo dei posti meravigliosi, oggi visiterete e visiteremo Gallicano, Rogudi. Intanto ringrazio Tommy, ringrazio Caterina Capponi che oggi è qui con noi, la professoressa Capponi, ringrazio tutti quanti voi, così come ringrazio i sindaci che incontrerò oggi nella giornata, il sindaco di Bova e il sindaco di Rogudi. È stato un invito e anche un po' una richiesta, perché Tommy sa che per ben 2 anni consecutivi il 13 di dicembre, il giorno di Santa Lucia, che peraltro è una santa che la Chiesa ortodossa e la Chiesa romana condividono, io ho chiesto di far celebrare una funzione nella Chiesa ortodossa proprio su a Gallicano. Papa Silias, che io conosco da una vita, è venuto e ha celebrato sia la prima che la seconda volta una splendida messa. Incontro per l'ennesima volta i cittadini di Gallicano, che conosco ormai perfettamente, di cui apprezzo ogni volta la meravigliosa ospitalità, e quindi mi sento molto a casa. Peraltro il mio è un cognome, Spirlì, che parte dalla Grecia, perché da tutta una serie di studi fatti i miei antenati erano degli ebrei greci che hanno avuto accoglienza proprio qui in questa parte della Calabria. Quindi per me è un ritorno a casa, e chissà come mai ogni volta questi profumi mi fanno sentire sempre più vivo, mi rivitalizzo quando vengo in Grecia, come continuo a chiamarla io alla vecchia maniera. La mia formazione peraltro mi conforta, perché ho avuto un grandioso maestro nel mio preside, che è il professore Minuto, che voi conoscete perfettamente, la Calabria e il mondo conoscono perfettamente, ed è proprio lui che mi ha ancora di più informato e pasciuto a pane Grecia. Quindi per me intanto è un ritorno, e questa è una cosa importante. Rivedrò con grande piacere i luoghi che già conosco, e andrò a scoprirne altri che oggi si sveleranno. Recentemente c'è stato sotto elezione un bando che aveva fatto il suo predecessore, ha assegnato le risorse a una serie, insomma, di comuni. Lei cosa intende fare ora intanto su quella graduatoria esistente, e cosa pensa di poter valorizzare in quest'area, dopo aver comunque visitato, anche se li conosce, ma ora, oggi si renderà conto che ci troviamo di fronte a dei veri gioielli. Per quanto riguarda il bando Borghi, che è
l'argomento clou di queste settimane, sì, perché sembra che ci sia oggi una grande fretta che non c'è stata negli anni passati. Il bando Borghi è tornato un po' alle cronache proprio su mia richiesta, perché subito dopo la mia nomina mi sono reso conto che tra le deleghe mancava proprio quella dei Borghi, e mi sono chiesto come mai. Mi è stato risposto: perché fanno parte del Dipartimento dell'Urbanistica. Ho ritenuto di chiedere alla Presidente Santelli, per competenza, che mi venisse, staccato, separato dal Dipartimento dell'Urbanistica e che rientrasse più giustamente nei beni culturali. E così i Borghi sono entrati proprio nel Dipartimento dei beni culturali, sono arrivati a me. Devo essere molto sincero, per come è stato lavorato quel bando Borghi avrei preferito prendere una decisione radicale e riconsegnarlo al mittente, come, o meglio dire, avrei preferito cestinarlo. Poi però mi sono reso conto che forse con un lavoro suppletivo che in realtà viene svolto in queste settimane e viene svolto nella mia stanza, sarebbe stato più onesto e più giusto concludere una azione che era partita bene e che poi si era snaturata cammin facendo. Per cui il bando Borghi viene oggi riletto, depurato da errori e malinterpretazioni del passato, e prenderà finalmente, vedrà la luce finalmente proprio nelle prossime settimane. Nelle prossime settimane significa entro la fine del mese prossimo, del mese di luglio, perché devono essere risistemate tutta una serie di cose, diciamo, che erano poco chiare. Non sarà l'azione definitiva sui Borghi. Quindi sarà usata la vecchia graduatoria? Sarà usata la graduatoria, che sarà la graduatoria pubblicata. Yes. Sarà usata una graduatoria che sarà quella che sarà pubblicata, depurata da tutta una serie di falsi tramonti e false albe del passato. Non è però, dicevo, il provvedimento definitivo sui Borghi, perché in questi giorni sto lavorando con la direttrice, il nuovo direttore generale, la dottoressa Gatto, e i suoi uffici, la mia struttura politica, e sta nascendo una legge che individuerà i veri Borghi calabresi. Per intenderci, quel bando Borghi si è talmente allargato che in graduatoria ci sono 360 Borghi su 404 comuni calabresi. Mi sembra un po' eccessivo. Io amo la mia Calabria, ma mi rendo conto che 360 borghi storici sono veramente un po' troppi. I borghi storici saranno riconosciuti dalla regione. In questo momento sono qualificati da varie società private. Ritengo che sia la regione a dover stabilire i criteri giusti per definire quali sono i suoi borghi storici. Dopo di questa legge, che comunque vedrà la luce, prenderà vita entro la fine di quest'anno, partirà nel 2021 un definitivo piano borghi. Io non voglio essere egocentrico e dire il piano alla Spirlì, però sarà il piano alla Spirlì. Il cassetto è pieno, ci sono i fondi. Ci sono 100 milioni sul bando Borghi, per cui il bando Borghi è relativo alla fase dei comuni. Quindi si tratta di assegnare e iniziare. Si tratta di assegnare e iniziare mentre aspettiamo il nuovo bando. E di far partire dei cantieri nei luoghi giusti, per azioni giuste, concrete, far lavorare i calabresi, far girare il lavoro e i soldi, perché è giusto che sia così. E non si può fermare una regione, ed è l'unica cosa che mi ha convinto a non chiudere questo bando, perché io ritengo che prima di qualsiasi guerra politica o partitica sia necessario
non solo pacificare i territori, ma far mangiare le famiglie, e questa è la cosa più importante. Saranno i sindaci in ogni caso a capire cosa è meglio per un borgo e cosa no. Io direi che continuare a fare piazze e fontane in borghi che però rimangono chiusi e morti forse è sbagliato. Credo che invece promuovere azioni culturali e creare un'atmosfera a borgo, cioè far sì che il borgo sia una opera d'arte ma vivente, vissuta da famiglie, da artigiani, da commercianti, da artisti e dai visitatori e dai curiosi che vengono a vivere il borgo. Borghi nostri come i borghi di tutte le regioni d'Italia, che molte delle quali hanno saputo come privilegiare queste ricchezze. Ecco, lei ha detto saranno i sindaci poi che dovranno capire come attivarsi e come procedere. Ma non li lascio da soli. Ecco, nel caso del sindaco invece che lei ha vicino, che ne pensa insomma di Tommaso Iaria come sindaco? Ma Tommaso io non posso, io lo valuto come sindaco, ma siccome è un caro amico e ci conosciamo da una vita, poi abbiamo una fede che ci lega, che è la fede cristiana, che è molto importante per quanto mi riguarda, cattolica romana, e quindi abbiamo una cosa che ci lega, è un dovere da svolgere in quanto cristiani, perché si fa politica, ma si fa politica anche con l'appartenenza religiosa. Quindi abbiamo due elementi, diciamo, che fanno quasi una prova che in quest'area si farà qualcosa, l'amicizia e la fede. Io guardi, più che fare le promesse preferisco lavorare e portare a casa risultati. Una terra che conosco bene, mi passate il termine, per me è anche un pellegrinaggio, nel senso che io vengo in questa terra con spirito religioso, sempre. Accomodate, saliamo un attimo sotto. Faccio strada. Io faccio strada. Accomodate. Adesso non mi arriva là. No, sono un po'. Il bello Borghi, Nino, noi l'abbiamo subito, perché tu sai bene che durante la campagna elettorale ne parlavamo battaglia nuova, quando c'è stato questo impegno che c'era la Santelli, non so se ti ricordi. I sindaci che erano schierati politicamente da una parte, o comunque rispetto ai quali si pensava che ci potesse essere un ritorno elettorale per lo schieramento di centro-sinistra, sono stati in qualche modo attenzionati o comunque privilegiati. I sindaci che erano collocati da tutt'altra parte invece sono stati, non dico boicottati, ma comunque estromessi da quella famosa gradatoria. Ora, per noi, per chi effettivamente ha il borgo, il Galigianova è un borgo, ma anche Boa Superiore, dopo di questo, non riuscire ad attingere da quelle risorse ingenti che tu hai conformato adesso diventa un problema. Quindi è chiaro che noi ci aspettiamo, ma come tutti, ora e in futuro, che le tue parole si concretizzino. Io credo, sindaco, che ci sia una necessità, che è quella che io vi ho sommariamente accennato proprio all'ingresso del municipio, che è quella di riuscire a guardare un po' avanti, perché a guardare dietro ci sarebbe solo da arrabbiarsi o da farsi prendere dallo sforamento. Questo bando, che ripeto è in fase di ulteriore approfondimento e lavorazione, sarà definito al meglio e secondo tutti i crismi della legalità, che peraltro è un'altra delle mie priorità, anche perché essere assessore alla legalità e alla sicurezza nella nostra terra, che è sempre terra di ribelli, o voglio chiamarla in questo modo, è un altro corposo impegno. Stiamo lavorando in maniera tale che la famosa graduatoria sia una graduatoria equa secondo i criteri che sono stati stabiliti da quel bando e dalla successiva lavorazione. Non è il mio progetto Borghi,
Il mio progetto Borghi partirà dalla legge che qualificherà i borghi calabrese, che li istituirà come realtà assoluta e definitiva, e dal successivo intervento che sarà fatto su quei borghi che saranno il cuore, il centro di un'area più grande. L'area più grande intorno al borgo dovrà garantire tutti i servizi al visitatore, al viaggiatore, al turista. A me non piace chiamarlo turista perché ne svilisce un po' anche la figura, no? Dalle parti nostre vengono, sì è vero, viene il turista, ma molto spesso viene un conoscitore, vengono dei ricercatori, questa è una cosa importante. Riuscire a creare delle visite d'élite nelle nostre terre sarebbe e sarà la cosa più importante. Il turista può essere anche molto disattento, si può accontentare anche del bel mare e della buona insalatina o del pesce arrosto, eccetera. Dalle parti nostre deve arrivare un turista informato, che è quello che farà bene alle nostre terre, molto di più di quanto non possa farlo la persona che deve venire solo a svagarsi. Qui più che svagarsi ci si viene a formare, perché c'è tanto da imparare. Io non vedo l'ora di arrivare a Gallicia, no, perché c'è in quella chiesa una statua di San Giovanni che credo che sia una delle più belle in assoluto. Peraltro vi posso già anticipare che il contributo, era stato richiesto alla regione qualche tempo fa, quel contributo è arrivato a finire poi, e sarà messo a vostra disposizione appunto quanto prima. Quindi ci sarà un intervento sulla chiesa a Gallicianò. Insomma, Gallicianò è un gioiello in attesa di essere, perché qui io mi ricordo, tornato da Roma 10 anni fa, sono stato a Gallicianò per un matrimonio, perché molti vengono a celebrare i matrimoni anche dalla città a Gallicianò, anche da Messina da voi. E durante la mattinata, mentre eravamo lì, ho visto che erano arrivati due pullman. Uno veniva per esempio dalle vostre parti, insomma da Tropea, e ho chiesto all'autista, no, perché venivano qui, e mi ha detto: noi portiamo i turisti in questo circuito 2 volte alla settimana. Quindi questo significa che questo borgo in realtà è conosciuto da alcuni operatori turistici del territorio della Sicilia, ma non abbiamo mai saputo valorizzarlo, o meglio ancora, sindaci e politica regionale lo hanno escluso dai circuiti nazionali. Quindi qui, oltre al bando Borghi, a mio modesto avviso servirebbe anche qualche azione che non può essere solo, voglio dire, le solite pagine, no, di promozione turistica sul territorio, perché sia da attrazione soprattutto all'estero poi, perché questi sono gioielli che nel mondo sono veramente... Guardi, io penso che l'estero si accorge meglio di noi, buongiorno, prego, non so se è l'ordine, si accorge meglio di noi se siamo noi a metterci nella condizione di essere attrattivi. Le istituzioni possono fare tanto, però è anche vero che c'è una necessità, come accade in tutto il resto del mondo, che le aziende, gli imprenditori privati, che peraltro possono godere della notorietà dei luoghi e quindi della frequentazione dei luoghi, debbano essere disponibili a condividere il cammino. Noi dobbiamo anche uscire da quella strana convinzione, da quella mentalità che i soldi debbano piovere dal governo o dallo Stato, e che noi abbiamo il diritto, essendo nati al sud, di essere solo mantenuti, no? Ecco, l'impresa privata
e quella bella intelligenza che diventa anche fattiva quando andiamo via dalla terra, dalla Calabria, deve oggi invece essere messa a, insieme, deve essere accomunata proprio nelle terre di Calabria. Molto spesso noi calabresi andiamo via dalle nostre terre e diventiamo pazzeschi fuori, ma in terra di Calabria diventiamo pigri e a volte silenti, e non è buono. Quindi tutti insieme, pubblico, privato, le istituzioni, assieme a tutti, anche il singolo cittadino, e a questo proposito vorrei ricordare, non sarà il nostro caso di oggi, però vorrei ricordare a ogni cittadino della Calabria che la singolo mozzicone di sigaretta, busta di plastica, bottiglietta di succo di frutta, lattina di bibita abbandonata sul marciapiede, a bordo strada, lanciata dal finestrino dell'auto, lasciata abbandonata in strada o nelle piazze o nei luoghi anche di svelta comunicazione, anche sulla statale, fa sì che tutto il lavoro che si può compiere negli uffici, negli studi professionali, nelle case delle persone di buon senso, si annichilisce, muore appena noi diventiamo quello che purtroppo molto spesso ci capita di vedere, una sorta di discarica lunga oltre 300 km, perché c'è sempre il cretino o la cretina che pensano che fuori da casa loro chi se ne frega, ci deve pensare qualcun altro. Quindi vi prego caldamente, appena vedete un cretino o una cretina che abbandonano la busta, la cicca della sigaretta, la carta della caramella, il frigorifero, i divani, materassi in giro per le strade, segnalateli. Non è, a quel punto non è più una delazione, ma è una salvaguardia della, veramente della salute e della bellezza della nostra terra. Bene, se ci date 5 minuti per fare, facciamo il nostro diretto, scusateci, volando con Tommy. Verrà sicuramente anche la Stefania,
Ma lei adesso è un'altra scuola, e è stato un periodo poi è tornato. Mimmo. Sì, mi spieghi di un attimo. Questa chiesa era stata trovata in una pista del nostro protettore, praticamente era una chiesa ortodossa, quindi una chiesa piccola, praticamente questa parte era in pratica, rimangono ancora i muri per i travi. Poi nel 1600, quando è passata alla fine del 500, 1600 è stata ingrandita e allargata come la vediamo adesso, e poi un secolo dopo è stata, diciamo, allungata e sopraelevata. Quindi quella che vediamo adesso è la chiesa del 1700 praticamente. E queste nicchie c'erano gli altari laterali, che adesso naturalmente non ci sono più. Quella rivoluzione della Vergine cos'è? È praticamente la Madonna della Consolazione, cos'è? No, è la Madonna del Carmine. Ah, il Carmine è sempre presente qui in chiesa, c'è un'immagine ovviamente della Madonna del Carmine, e poi queste tele saranno sua vita perché non abbiamo notizia, poi qualcuno ha portato proprio questi cose, questa è stata molto bene, questa è stata la chiesa. Manca lo scapolare, bisogna. Sì, è un po' da restaurare, diciamo. Ma è lignea? No, è carta pesta. Carta pesta. Carta pesta, proprio particolarissima, ma diciamo per i maestranzi hanno raggiunto quindi una altissima. Quindi, sì, prego. C'era stato un intervento, ma tanti anni fa ormai, però di questo intervento è stato realizzato soltanto il pavimento della piazza, e avrebbe dovuto essere un finanziamento per il rifacimento del tetto, ecco, infatti, però poi fu perso perché l'amministrazione lo si era cercato con il MIBACT di riportarlo in essere, però poi non cerchiamo di riportarlo in essere, ne parli in settimana. No, sì, ma tanto io non vado a sentire. Ah, questo viene portato in processione. Anche questo è carta pesta? No, questo è gesso. No, è stato il gesso, sinceramente. Sì. È recente perché quella più antica sembra che sia stata bruciata, perché probabilmente, almeno secondo la tradizione orale, perché era ormai rovinata, il sacerdote del tempo ha pensato bene di bruciarla insieme ad altre statue, quindi se anche quelle. Sotto è un cimitero, un prato, è tutto, sì,
Anche nel Propiglio, qui davanti alla chiesa, sono state ritrovate delle ossa, quindi durante, sì, evidentemente per le persone magari non battezzate o per quelli morti in un determinato modo. Quindi così. E della, diciamo, della chiesa antica rimane ancora il ponte battesimale, che vedete qui solo questo pezzo. Naturalmente anche complesso, c'è un'altra tale, però... Buongiorno, Palermo, scusi, quando vieni a me. No, c'è di voi, guardi me. Sotto. Mimmo. Il sindaco di Roccaforte, l'assessore Spirlì, l'ingegnere Sergi che collabora con noi molto su quello, dice no. Per secoli è rimasta, diciamo, sconosciuta, e solo da pochi decenni, cioè la prima nuovamente in legame con la Grecia, e solo da pochi anni. Quindi per cui il paese sono bilingue, ma bilingue soltanto in greco, cioè greco nostro e greco moderno, perché la lingua si è tramandata solo oralmente, senza essere scritta assolutamente. Ancora comunque. Persone che lo parlano, per esempio tra i giovani, no, dico, tra i giovani per esempio si sta perdendo, c'è un'evoluzione, è mutato. C'è, perdonami se intervengo, due piccole cose. Non è tanto vero il discorso che questa lingua sia solamente una lingua orale, ti spiego il perché. C'è un percorso storico che non è stato mai interrotto, abbiamo atti notarili trovati, abbiamo registri di sacerdoti, quindi già questo si preclude che ci sia una presenza scritta. Basta parlare con il professore Macris, che lui è altro, quindi questo qua è da sfatare un attimino. Il discorso orale è vero, nel senso che la capacità di scrivere anche in italiano nei nostri paesi nel 1960 in poi, quindi è normale che i paesi, come anche il mio paese, la Sopra San Lorenzo, a Pantaleo, e il fatto di essere un po' arretrati, anche il lavoro nelle campagne non ti permetteva di fare la terza elementare e poi ciao, magari quanti mettevano la X. Quindi questo è vero. No, te lo chiedo. Sul discorso invece dei giovani c'è un revival grandissimo, c'è un tentativo di riconquistare l'identità e soprattutto la lingua. Quindi su internet vedrai tantissimo, lavorano su Bova, lavorano quanti qua a Gallicianova questi due ragazzi. No, perché sarebbe molto bello, considerato il lavoro sull'identità che vogliamo fare anche assieme al gruppo consigliare del partito. Tu lo sai quanto mi sto recupero dell'identità, che è una cosa molto importante. Certo. Mi piacerà poter lo stesso, siamo 1000% lo stesso, dei corsi proprio ci sono, i corsi vengono fatti, vengono rifatti. Tu pensa che nel piccolo anche San Lorenzo c'è un sacerdote di Mosorrofa, il quale a Mosorrofa, se tu vai a Mosorrofa c'è la stessa scritta, perché anche a Mosorrofa e Cardedo si parlava il greco, come anche nella periferia di Reggio fino al 1800, e che insegna ai ragazzi il greco di Calabria. Stavo dicendo su questo, Nino? No, stavo dicendo che la cosa importante è riuscire adesso a far incontrare le istituzioni, che siano l'università, la regione, e i responsabili, voi sindaci dell'area grecanica, come delle altre aree identitarie calabresi,
per far sì che nascano dei corsi che siano istituzionalizzarli e far nascere dei corsi proprio di corsi di laurea, perché la cosa importante è questo, si studiano le lingue, ma sono lingue vive queste, non sono lingue morte, capito? Cioè, se c'è gente viva che le parla, e allora è necessario che, così come andiamo a studiare le lingue del Borneo o di una parte dell'Amazzonia, è importante che lingue che vengono parlate in paesi come i nostri, peraltro stracollegati con il mondo, rimangano vive e possano essere finalmente istituzionalizzati i corsi. Ma anche questo sarebbe fondamentale. Questa è una delle cose di cui stiamo parlando in questi giorni. Assessore, riprendere la legge. Togli le università, togli questi professori, togli tutto, metti le famiglie al centro. Ma certo, azienda. Ma questa è la le università, questi professori che si... Ma non è un affatto di professori, è una questione proprio di contatto diretto. Con chi? Diretto, con le famiglie? Con le famiglie. Con ma i professori universitari no. No, l'istituzione è la famiglia, è la famiglia. Sì, ma è no, lì la famiglia, come riconoscimento del titolo. Il riconoscimento del titolo non lo puoi fare in questo modo. Ho capito, però io... Però si può ragionare su come... Bisogna fare l'uno e l'altro. È normale. Il problema è che gli albanesi della parte di Cosenza, tutto con gli occitani, con i greci di Calabria, mandateli a casa, non c'entrano niente. Questi sono criminali da parte mia. Come dice Attilio Nucera, Attilio, un grande, sono criminali istituzionalizzati. A me me ne frego di un professore universitario. Mettili tutti d'accordo, non li metti mai d'accordo tra di loro. Questa è la realtà. Se si vuole preservare la lingua greca, oppure, come diciamo così, gli occitani, gli albanesi e via dicendo, devi dare alla famiglia, incominci da bambino a parlare, e allora circa la salva. Quello è importante, però a me farebbe piacere che ci fosse mi farebbe molto piacere che un ragazzo che cresce in questi nostri paesi possa avere un diploma o di laurea, ma il diploma di laurea non glielo posso dare io. Il vero diploma, dal mio punto di vista, sono figlio di contadini. Ce l'hai a casa, tu la lingua la impari a casa. Hai ragione, nella tua famiglia. Ma se lo vuoi far diventare... prego dell'università, diciamoci una cosa. Glielo vogliamo dare un lavoro a sti ragazzi. O dobbiamo bravo. Allora c'è un discorso che... Il problema è uno solo, quello che devo sottolineare. Chi sono? E poi lo sai pure tu, così a sotterrare quella che è la cultura del popolo. Ma questi fatti in 30 anni sono stati i miei questi professori universitari. Noi abbiamo appena richiesto un non finanziamento al MEF. Se la solidarietà si parte, la mia prima lingua, perché da piccolino l'ho vissuta. Nino, quella fontana del lavoro, la fontana dobbiamo fare. Chi viene fa un po' l'amore. Assolutamente. Prego, fate prima. Che l'amore sta vecchiando. No, per bene. Certo. Tilde. Io non voglio fare io bene, ma no, che bella fresca. Ora siamo più buoni. Sempre siamo buoni, no? Qua è bello prato. L'acqua è meravigliosa. Ok, perfetto. È meraviglioso. Mm.
diciamo come toponimi abbiamo Ano Corio parte alta e Cato Corio parte bassa. Adesso lei oggi ne attraverserà quattro di Corio, perché so che è in visita a Bova. Sì. Ecco, perché abbiamo qui Corio, un termine che si ripete molto spesso. Che significa biforcazione, che significa? No, significa frazione. Buongiorno, buongiorno. Frazione, piccolo borgo di, in questo caso, paesetto, paese. Sì. Quindi per cui abbiamo Corio di Roccaforte, Corio di Rovudi, Corio di Bova e naturalmente Corio di San Lorenzo. Quindi come vede molto e di ritorno più spesso. Significa borgo di paese di in questo caso. Qui non ci vogliono, no, è una cosa che si può fare. Piccolo belvedere sulla vallata. Dobbiamo farci una foto pure noi. Tutti insieme, poi facciamo un gruppo. Questo è l'ampiteatro, se lo tiro d'estate si fanno degli spettacoli molto belli. Molto belli. Perché avanti abbiamo quella, visiteremo la chiesa bizantina. Scusa, quella che parlava. Fammi una foto. Ma non è più bella qua. No, al momento no. Ah, al momento vuol dire che mai più. Scilla sulla. Vi ha chiamato però, poi era adesso. Dal discorso. Meraviglia. Metti in primo piano me, Carlo, lascia stare. Sempre, Carlo, cancella. Sempre. E anche noi che abbiamo buffa italiana. Ma sembrava proprio... La produzione di questa scritta, mettiti pure una accanto all'altra, particolare, eccetera. Come vi dicevo prima, il nostro greco è in senso più lato, a parte di precisazione del papas, e la comunità non conosceva la lingua, specialmente non la scriveva la maggior parte delle persone, tranne ovviamente pochissimi studiosi, immagino, nei secoli. Ecco, quindi per cui tutto si è tramandato oralmente, praticamente. Leggiamo in greco di Calabria: Ilio tirotongosmo porpatise, andò levanti stoponenti pai, pino agafao ego su toccorise, canunato cebre assuielai. Ecco, questo in greco di Calabria. Ilio è Helios, il sole, ollo il tutto, il cosmo come in italiano lo stesso significato. Porpatise vuol dire cammini, levante, ponente, due parole che abbiamo perse, quindi non abbiamo più, nel greco di Calabria. Pai vuol dire pai, gapao o agapao sono è l'amore, gli agapi, io amo. Sì. Ego, io, come in italiano e in latino. Ecco, quindi sole che cammini per tutto il mondo, che percorri tutto il mondo, da levante a ponente vai, chi io amo tu lo vedi, guardalo e dimmi se ti sorride. Beh, una donna che era rimasta da sola si rivolge al sole che ogni giorno va da levante a ponente e dice: tu che vedi mio amore, dimmi come sta. Mamma, che dimmi se ti sorride. Poi la sua, ecco, interpretazione è stata magistrale. Quindi, questo è un canto che cantava in modo particolare sul monte qui a 1100 metri di altezza, che era il luogo dove si coltivava specialmente il grano.
e quindi si cantava per tanti mesi su in montagna. E il motivo musicale viene detto canto alla scafota proprio perché aveva un motivo particolare, cantavano gli uomini, le donne nel momento in cui si riposavano. Ecco. E questa è un'installazione di un gruppo di artisti dell'area grecanica, il gruppo Kronos, e hanno pensato proprio di fare queste cose qui, praticamente due voci per ricordare un pochettino, diciamo, il canto. Quando c'è vento queste alette, diciamo, producono questo suono in pratica. Quindi, bellissimo, ecco, grazie. Certo, io gliel'ho detto, vedi che io lo prendo. Se va bene, se no poi lo ritiro. Sì, senti una cosa. Si chiama Lamberto. Καλώς ήρθατε η Παναγία μαζί σας. Είμαστε σε μια ορθόδοξη εκκλησία. Είμαστε στην καρδιά του ελληνισμού, της ορθοδοξίας, του χριστιανού. Ότι εδώ εμείς έχουμε την ελπίδα να ξαναανθεί η ορθοδοξία, η πίστη προς τον Θεό και ο ελληνισμός. Benvenuti. Qui siamo in una chiesa ortodossa, il termine chiesa bizantino è un termine che lasciamo agli architetti. La chiesa è ortodossa, lo stile è bizantino. L'anima è quella della prima cristianità degli otto concili ecumenici. Qui siamo al centro, il cuore della ortodossia dell'area grecanica, del grecismo, dell'ellenismo. Galicia no ha una caratteristica, nella sua parte superiore del paese c'è una zona che si chiama Grecia, dove lì c'era, ora sono solamente i ruderi, un monastero, ma non solo a Galicia no, ogni metro quadro di questa area è piena di ruderi, basta scendere qua ad Amendolea, ci sono già tre chiese nel castello dell'Amendolea, chiamiamole ortodosse. Spostandoci un attimino dalla parte frontale c'è San Pantaleo, perché là c'era un monastero basiliano, in realtà ortodosso, il termine basiliano sappiamo cosa significa, Nino, dedicato a San Pantaleo. I monaci portano la reliquia, si è perso, ora c'è una chiesa, ma per arrivare è molto molto difficile, così come San Lorenzo. È bella la tradizione per cui si dice San Lorenzo scese gli Abenauri che combatté nella disfida di Barletta, ma questa è solamente una parte di una verità, nel senso che per appropriarsi di un territorio, gli stranieri, perché lì nacque in quella vallata due santi molto importanti, San Giorgio e San Gerasimo del Tuccio, ancora prima che arrivasse e si fu fatta la disfida di Barletta. Quindi la nostra realtà è una realtà greca e ortodossa, volente o nolente. Siamo questo noi, lo dice i nostri cognomi, la nostra identità, il nostro sangue. Lo capiscono benissimo coloro che vengono dalla Grecia, che si riempiono ogni volta gli occhi di lacrime, dicendo ma è casa, casa mia, spiti mu in edo. Lo dicono i nostri santi, sono anni, devo ringraziare il nostro arcivescovo Gennadius, la Osincorimenos, monaco Cosmas, padre Antonio Scordino, padre Damiano, padre Kyriakos, che qui ha dato veramente la sua anima per questa realtà, e prima di morire, qualche giorno prima di morire, mi telefonò dicendomi padre Elia ti lascio Galicia no, perché noi parlavamo sempre, sapeva che io sono di queste zone, parlavamo in greco e lui, quindi ha voluto continuare. Grazie a loro è rinata questa identità. Io parlo a livelli certamente di spirituali, a livelli religiosi. Dobbiamo continuare per dare lustro ai nostri santi nati in questa terra, e sono tantissimi. Sono tantissimi che
Nino lo sa benissimo, anche Seminara, dove io sono Efimerius al monastero, i santi, Sant'Elia di Medicucama, c'è anche che è nata a Reggio, Sant'Elia di Enna, ma abbiamo noi dei santi che ancora oggi vengono venerati in Grecia, San Fantino il Nuovo, che viene venerato a Tessalonica, Sant'Elia di Enna, che viene venerato a Sparta, al monastero. E la cosa che a me moltissimi anni fa, quando partecipai a una agrippinia, cioè una funzione liturgica notturna per la festa, si trova dentro una campagna difficile da arrivare, benissimo, era pieno di persone, tantissime persone gremivano quel monastero, e ancora qua non si parlava di questo santo. Ora, grazie pure a Madre Stefania e la sua caparbietà, ad Enna hanno fatto la statua del santo. Cosa vuol dire con questo? E credo sia doveroso, sia per chi crede, sia per chi non crede, dare lustro a personaggi di questa terra che hanno dato la propria vita, così come i nostri santi, così come anche i nostri poeti, così come anche i nostri pastori in questa terra, che hanno conservato la propria identità. Non voglio entrare in aspetto storico, ci sono persone molto più titolate di me di parlare di storia, però nel mio piccolo posso garantirvi che l'identità, e io l'ho vista nel trascorso con mio padre, con i miei nonni, è un qualcosa di veramente importante. Il fatto di portare un cognome come il mio, Iaria, che in italiano non ha alcun significato, ma dire a mio padre, ragazzino, facevo la prima elementare, papà, ma perché quello si chiama Calabrese? E di Reggio lo capisco. Io che sono Iaria, perché? E lui con nonchalance, certo, perché tu sei greco. Il trovare mio padre a Reggio e dire, ma che dialetto parlano questi qua? Perché era il suo dialetto, quando era ragazzino, pieno di lessico grecanico, i sirrigitani parlano una cosa che non è il nostro dialetto. Scoprendo poi in realtà che lui non è che i sirrigitani non parlano il nostro dialetto, è che lui parlava una cosa diversa. Ora, io non vi rubo altro tempo, noi siamo qua per fare adesso l'agiasmos, cioè la benedizione delle acque, è un atto molto, molto importante per noi, uno dei tanti misteri. L'invocazione al Santo Spirito affinché quest'acqua diventa per noi lavacro veramente dei nostri peccati e una salvezza vera e propria dell'anima e del fisico. E voi forse dovete continuare e scendere sicuramente sotto. Io spero di spiegarmi, Nino, se non mi lascio il numero telefono adesso, perché la cosa dura una mezz'oretta. Dura. Non ce la faccio però. Sì, ora ti accendo una candela e me la porto a casa con la luce che accendo qui. Sì, se ce la fai portatela a casa accesa è difficile. No, l'accendo qua, la spengo, ma la riaccenderò. Sì. Quando si riaccenderà sarà quella luce. In espiriti su, lo casa sai tua. Che... Fai tanto. Io così. Anzi, aspetta un secondo, ti do una cosa ancora a tasca e aspetta. Perimene. Praticamente non, questo qua si chiama Comboschini, i santi monaci del deserto, siamo già al terzo secolo, lo usavano per fare la preghiera del cuore. Chiri su Cristo e lei somme, Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Ed è il papà o il nonno di quello che il mondo franco cattolico si chiama, come si chiama? Rosario. Rosario è benedetto, io lo do a voi per fare questa preghiera, una preghiera molto importante, spero che ci sia, tu ce l'hai una ricetta per lo tenere, spero che basti per tutti. Grazie, figurati, grazie. Agli altri, tu lo vuoi fare questo qua? Sono altri due, dividere. Quindi io ora bello che ci sentiamo per telefono e poi vengo a ci sentiamo tranquillamente, ok. Usciamo di qua, niente. Aspetta, sì.
Ancora non sono caduto. Andate in giro per il mondo. No, è quello, comando il narratore. Ora le mandiamo una bella firma, una bella firma. Tipografia. Posso mettere un pezzettino? Metti quello che vuoi, ci mancava. Qua siete tutti padroni. L'importante è che vengono le persone. Aspettavamo circa 10.000 persone, però purtroppo questo coso maledetti, questi maledetti cinesi ci hanno rovinato, ecco. Anche io mi scrivo un romanzo dopo, come scrivi su quel giornale. Hai visto le parole? Oddio. No? Se riesco, vedremo se lo puoi. Stanno aspettavamo 10.000 persone. Sì. Ok. Che cosa vi devo dire? Dopo il museo di Reggio Calabria, Santa Cosenza e quello di Oceano. Però qua manco mezza lira. Speriamo che cambi le cose, che cambiano le cose. Questo è costante. No, non perché c'è lei, io dico a tutti. Sì. Dobbiamo portare la piccolina a sbagliare dalla marcia. Sì, sì, sì. Parla che ti sento, assessore. Il messaggio è stato inviato, qualcuno riuscirà a recepirlo? Qualcuno dei presenti? No, 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 io non ho problemi con nessuno. Non ho problemi con nessuno. Va bene, tranquillo. Non mi devi dire tu di cose. Poi fammi la scusa. Non ho problemi con nessuno. Ti mando tutto quello che è. Senza buco. Senza buco. Perché il maccarone senza buco non tiene la cottura. Non tiene la cottura e non vai da intro su questo. Grazie di te. Figurati. Va, va. Ciao tesoro. Ciao, stai bene. A presto. Noi non andiamo. Il tabernacolo. Ha salvato Mimmo, Domenico. Bravo. È stato un piacere, grazie. Anche voi. Va bene, con pazienza ci vediamo. Vengo, dai. Vengo con Elias. Sì, sai, esatto, bravissimo. Vengo. Grazie di essere stati qui. Stiamo parlando proprio della tutto legge. L'alluminio anodizzato dobbiamo sostituirlo con il legno perché ci possa essere un riconoscimento, il corpo deve avere determinate caratteristiche, se sono il legno, il ferro, tutto quello che si fa, però è importante.
mondo è dei brutti. Bello qua, meraviglioso. Peccato, queste sono bomboniere che vanno tutelate. Lasciamo il posto. Buongiorno. Sì, buongiorno signor. Paradiso da raggiungere. Tanto, grazie mille, come va? Salve signor. Angelica, vabbè, l'assessore è il nostro riferimento, la nostra memoria. Io sono sportello linguistico su mese l'anno. Ah, che meraviglia. Dal 2016. Padre. I tanti precari che contribuiscono ancora. Siamo a dare. Un contratto a progetto da 11 anni. Questa è la strada che viene da, praticamente da Gallicia, e poi ce n'è un'altra. Ora scendiamo e andiamo a Rovudi, dove c'è il borgo, sì. Il vecchio bello. Però c'è quella che scende a merito, si passa da Salerno. Noi per andare a Bova quale strada dovremmo fare? Rovudi. Rovudi e poi si sale, Bova è lì, guarda. Il percorso del Grecio. Bova è dietro quello, no? Sì, 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 di dietro là. Sì, sì, facciamo tutta quella così. Sì, sì, facciamo. Che si scendono Rovudi. E quindi non va bene, l'estate accessore tanti anni. No, la cosa cioè, non è un problema. E che mi dispiace proprio sul discorso che sono borghi bellissimi che però meriterebbero delle vie di comunicazione che sono delle comunicazioni che siano veramente. Già Corriere di San Lorenzo, le famiglie potevamo aprire, ma quest'anno le famiglie hanno deciso, giustamente da, di tornare ad una Rocca Porca. Non c'era un signore che filava ancora la lana? La mendolea! No, e che ci fa rabbia perché guarda, da lì a qui sarebbero veramente 10 minuti di macchina se ci fossero da una cosa. Cosa c'è qua sopra? C'è un affaccio. Lì in alto, Rovudi vecchio, qui in basso, sotto la strada che va ai campi. Ah, quello è Rovudi vecchio. Questo sotto. Vicino a quelli comincia quasi in Calura, ci si va a Bova. E poi c'è da Bova. Era una coppia di fatto. Con Mimma c'è una particolare. È stato il primo che ha fatto il primo corso di greco. Ma lui era, siccome è stato il mio preside al liceo classico di Palmi, ci portava ogni fine settimana a visitare tutta la Grecia e con lui ho imparato ad apprezzare. Ma tenete conto che quando veniva a Rhodes, in queste sì, aree, certo. Oltre a Metastakis, li accompagnava il professore Minotto e abitavano in queste case qua, perché sì, qua sì. Non venivano con l'asino, perché non sì, c'era la strada, se, no. Venivano sì, tutti insieme. Poi noi abbiamo la diga del Monta, con il territorio di Roccaforte, insieme alle che si base di Nardello, che adesso come comune l'abbiamo acquisito. Sì. Il Bando Corgi è stata una brutta operazione, perché quello che manca è una visione culturale, artistica e turistica.
piette sangue attaccato al supermercato. E se tu dici, ma i vini calabresi, perché sono i migliori del mondo, ma calabro, così non vivi. Come così non vivi? Se tu mi fai una moneta con tutti i migliori vini della Calabria, puoi stare tranquillo che lui e la gente li conosce. Tutte le produzioni, salumi, formaggi, cose, si trovano sul mercato messi già al sotto. Una giusta distribuzione. Buongiorno. Scusa un po' il ritardo. Dimmi voi se per il momento ora. Ciao, ma le strade sono distrutte. Ma che peccato però. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. E allora, sino a Corio di Rogudi, che è l'altro borgo, carissimo, è comunale. Il grosso è provinciale, metropolitano. Per cui questo da un chilometro in là è tutto strada metropolitana. Per cui non c'è il sito, però. Ci sono 312.000 euro per tutti i 2.000 chilometri di strada della provincia della città metropolitana. Quindi, al di là di Falcomatà o di. Caso ci vuole una lotta a favore del sud, diciamo, affinché ci siano le risorse. No, ma è veramente vergognoso, ragazzi. È un occhio ai borghi, soprattutto. È un occhio ai borghi. Sì, ma l'occhio ai borghi è un conto, ragazzi, ma bisogna levarci ai borghi. L'occhio ai borghi. Ma tu pensi ad esempio quando... che qui, fuori dell'area grecanica, tu hai Cambari a una ventina di chilometri. È un circuito che entra da Cambari nella zona, nel cuore dell'area grecanica, finisce a Bova, poi finire a Gallicano. Però il problema è la viabilità. Tu puoi avere tutti gli aiuti. Si approfitta, diciamo, sì. Avremmo potuto fare le musulupe di Rogudi e altri, però siccome sta attraversando, quindi è importante che diciamo, lo conosciate perché diciamo, è anche già finanziato in altri canali. E poi potrebbe arrivare all'antica Delia, che è la sinagoga ebraica a Bova Marina, a San Pasquale. Quindi questo sarebbe il percorso ideale da valorizzare e quindi coinvolgendo tutti i borghi, Roccaforte, Gallicano, eccetera, che sono censiti nel parco. Diciamo che il 102 passa proprio da qua, era prima del... e quindi se volete lo facciamo. Io mi sono arrabbiato per la stanotte. Vabbè Pierpaolo, ci abbiamo. Possiamo dare un'occhiata alla chiesa e poi se facciamo un affaccio sotto senza...
Costa Town. Costa Town, sì. Va bene, diciamo, pro tempore, so.